In fase di smantellamento la seggiovia biposto dello Scanapac a Sione della Presolana. La previsione riguardo all'annunciato destino era stata resa nota con non poche polemiche nell'estate del 2020, con l'aggiudicazione a seguito di un'asta pubblica con base fissata a 60.000 euro all'impresa valdostana Vico SRL, che aveva presentato un'offerta di 105.000 euro. La seggiovia era di proprietà della Castione della Presolana Monti del Sole SRL, società detenuta per il 94,48% dal comune di Castione e che nel 2012 aveva effettuato anche un aumento di capitale di oltre 500.000 euro. Nel 2016 l'amministrazione comunale aveva annunciato la necessità di alienare la Monti del Sole e sono del 2017 e del 2018 i bandi andati deserti per la vendita con la possibilità di realizzare un rifugio in cima allo Scanapà. Fondamentale l'asta del 2020 per la liquidazione della Monti del Sole. Ora, con il ricavato circa 350.000 euro compresa l'asta della seggiovia, verranno effettuati investimenti sul passo, come ricordato dal primo cittadino. Più che giustificato il malcontento degli imprenditori della zona, che vedono sfumare un'opportunità per il territorio. Dispiace, affermano gli ex gestori dell'impianto, abbiamo partecipato all'asta che ha visto l'assegnazione della seggiovia a un'impresa non del territorio. Abbiamo contattato la società che si è aggiudicata il bene per una trattativa. L'ultimo contatto risale al maggio 2021. Era l'ultima speranza. Purtroppo la società ha risposto che non era interessata a rivendere l'impianto.